La modifica è l'abolizione della Bossi-Fini perché anziché creare opportunità e migliorare le condizioni l'ha peggiorata. Un corridoio umanitario che veda il coinvolgimento dell'Europa nelle acque del Mediterraneo. Un altro problema dei problemi è un sostegno psicologico e sanitario alle donne vittime di violenza durante i viaggi. Non dimentichiamoci che una donna mentre partoriva, mentre stava per arrivare nelle nostre coste, è morta col suo piccolo e non è l'unica, ma sono tante. Queste alcune delle proposte lanciate dalla CGIL CISL UIL di Catania durante il presidio che si è svolto ieri pomeriggio sotto la prefettura nell'ambito della giornata nazionale di mobilitazione Fermiamo le stragi del Mediterraneo. Deve intervenire anche la comunità europea, dice ai nostri microfoni la segretaria generale della CISL Rosaria Rotolo. È venuto il momento di mettere fine a questa tragedia continua di persone che arrivano nel nostro paese. L'impegno deve essere preso da parte della comunità europea con un intervento nei paesi di origine delle persone che per disperazione vengono e incontrano la morte purtroppo in tantissime occasioni. E queste proposte oggi hanno un sapore ancora più amaro di fronte alla nuova tragedia umana di Lampedusa. Stanotte infatti un barcone con circa 250 migranti si è capovolto e affondato a 60 miglia a sud dell'isola, recuperati finora 34 cadaveri.